Beh, andiamo a vedere oggi come riuscire a scaricare da YouTube i nostri filmati preferiti e poi passarli nell'iPhone. Per fare il download del filmato si possono utilizzare vari programmini che sono stati creati appositamente o browser di navigazione. Io per navigazione preferisco utilizzare Chrome di Google. Tuttavia per plugin Firefox sicuramente ben dotato, quindi vi consiglio di scaricare Firefox e installarlo. Se andate poi a vedere tra i componenti aggiuntivi, strumenti componenti aggiuntivi, potete esplorare e cercare dei programmi che vi consentano, ad esempio, di scaricare i file da YouTube. Per esempio, con Download Helper, se cercate Download Helper, io ad esempio utilizzo questo, mi trovo bene, è pratico, potete scaricarlo e installarlo. Io ad esempio l'ho già installato. Una volta installato, quando entrate ad esempio in Google e fate la ricerca, scegliete il vostro filmato. Quando va in riproduzione il filmato, non si riesco a zoomare a farvi vedere un po'. Ecco, vedete queste iconcine qui cominciano a muoversi e potete scegliere che formato volete scaricare del filmato. Ad esempio FLV o MP4. In questo caso scarichiamo l'MP4. Propone il salvataggio, scegliete la cartella in cui volete mettere il vostro MP4, ad esempio fate una cartella per iPhone, e inizia il download. A seconda del programmino che avete scaricato, ad esempio con Download Helper, vi dicevo avete questa iconcina, quindi cliccate su il menu e scegliete il formato MP4. Cartella di destinazione dove salvare il file. Colleghiamo l'iPhone al computer, dove ovviamente deve essere già installato iTunes. Al computer si apre in automatico iTunes, avviene la sincronizzazione classica dopo qualche istante. Chiudiamo un po' di finestre qui. Ecco che esegue il backup del telefono, in alto vedete. Eseguo backup di iPhone di Vittorio, quindi doppio clic qui. E poi vado su filmati. Artigianali, fare la ripresa perché era meglio se usavo software tipo Camtasia. Allora, qui tra tutti i filmati, in teoria dovremmo trovare anche in elenco in ordine alfabetico gli ultimi che abbiamo scaricato nella cartella solita dove mettiamo i filmati. Se non li vedessimo, basta al limite, perché a volte non si sincronizza con la cartella sempre, non ho capito come mai. Basta andare in file, aggiungi file da libreria e selezionare gli ultimi due file che abbiamo messo nella cartella che abbiamo scaricato. Allora, aggiunti i due file in libreria, li troviamo a questo punto in elenco, che magari non lo trovavamo prima nell'elenco, eccoli qua, vediamo. Vedete The Cardigans and Raisin Rewind e The Cardigans My Favorite Game. Quando abbiamo messo la spunta sui due ultimi filmati scaricati, a questo punto riparte la sincronizzazione. Vediamo sia qua che su. Viene trasferito il filmato e quando è finito dice è stata completata la sincronizzazione, adesso puoi vederlo in teoria sull'iPhone. Stacco l'iPhone. Au! E lanciamo per vederlo iPod. In elenco qui fra tutti i vari filmatini che abbiamo messo ci troviamo anche ad esempio, eccoli qui, The Cardigan, Erase and Rewind. Parte il filmato, quindi tutto in modo abbastanza veloce, scaricando l'MP4. Ok, questo è per quanto riguarda inserire un filmato che scarichiamo da YouTube. Quindi YouTube già praticamente propone, credo, quasi tutti i filmati in formato anche MP4. Il problema è quando ci troviamo ad avere un filmato, ad esempio casalingo, fatto in alto standard, MOV, AVI, Windows Media Video, un DVX o qualsiasi altra cosa, e a quel punto diciamo, ma come faccio a metterlo nel iPhone? Prendiamo delle riprese familiari, ad esempio qui, ad esempio prendo il filmato, un filmatino che non sia troppo pesante, questo qui in slow motion. Questo è un filmatino in Windows Media Video convertito di cui ho fatto un po' un montaggio con delle riprese fatte sempre con la macchinetta fotografica.
questo è un filmato, Windows Media Video. Windows Media Video, anche se lo metto nella cartella condivisa, non viene visto dall'iPhone. Per convertirlo devo utilizzare anche qui un qualsiasi programma, Super o altri, ce ne sono dei gratuiti, che consente la conversione del file da Windows Media Video a MP4. Io ho provato Super, ma Super mi va sempre in crash, mi dà problemi, ne ho provati anche altri, finalmente ne ho trovato uno che è fatto veramente bene, c'è anche in versione gratuita, che è AnyDVD Converter. AnyDVD Converter. Eccolo qui. Interfaccia veramente facile e intuitiva, aggiungi il video, possiamo aggiungere il video anche con drag and drop, cioè trascinandolo sopra l'interfaccia, trascino il video di cui voglio fare la conversione in MP4, scusate. Quando l'ho trasformato, lui tra tutte le opzioni, ovviamente ha anche l'opzione, vedete, ha anche altri formati di conversione, iPhone, Movie, MP4, ha già tutte le impostazioni pronte, per cui una volta trascinato, si tratta solo di avviare la conversione, converti, vedete la progress bar, la barra di progressione del caricamento è arrivata al 38-40%, è già completato la conversione, ovvio che sono filmato di 400-500 MB, impiegherà qualcosa di più, per cui vi trovate nella cartella di destinazione che avete impostato nel programma. Io ho impostato ad esempio in file, seleziono la cartella di destinazione, la cartella dove metto i file dell'iPhone, li trovo in un'altra cartella, eccolo qui, la Slow Motion X24, dentro la cartella, in formato MP4. Questo cosa significa? Significa che adesso, se io rilancio iTunes ricollegando l'iPhone, questo filmato che prima era in Windows Media Video viene riconosciuto ed è possibile trasferirlo nell'iPhone. Altro discorso invece è, infine, per quanto riguarda gli MP3. Allora, vediamo come creare invece la suoneria partendo da un MP3 di cui abbiamo i diritti. Allora, aprite iTunes, cercate il pezzo che volete convertire, ad esempio ho scritto Mission come Mission Impossible, ho preso questo pezzo di Limp Bizkit. Facciamo tasto destro del mouse, informazioni. Informazioni, andiamo in opzioni e selezioniamo il tempo di riproduzione, cioè non possiamo, credo, farlo più di 30 secondi, ma penso che possa bastare per una suoneria. Ad esempio, io dico che voglio prendere dall'inizio dal 0 secondi ai secondi 30, 0, 30. Dopodiché vado su OK, faccio tasto destro del mouse e gli dico di creare una versione AAAC, converto Mission Impossible, viene fuori scritto e ho creato quindi una copia qui sopra, vi faccio rivedere con crea una versione AAC e lui in pochi secondi crea una copia del brano in AAC, quindi sposto la finestra di iTunes per trascinarla ad esempio sul desktop, quindi prendo questa versione qui, la metto sul desktop. Se adesso guardiamo bene l'estensione del file non è, e attenzione, dovete avere abilitato su visualizzazione secondo il sistema operativo in cui siete, comunque dovete avere abilitato visualizza l'estensione dei file, perché se vedete solo il nome del file non vedete se è un MP3, un MP4 o un mia nonna, non andate da nessuna parte, quindi questo che è un MP4A dovete rinominarlo in un M4A in un M4R. Modifichi l'estensione del file, è ciò, sì. Fatto questo, ultimo passaggino, andate in suonerie dall'iPhone, dove avete le vostre suonerie, e trascinate questa suoneria all'interno delle suonerie. Gli piace, è buona, proviamo a mettere sta suoneria, se ci fa suona, e risincronizziamo il nostro iPhone, lo ricollego al cavo, si accende. Si
si sincronizza di nuovo iTunes. Sta cosa che mi si apre sempre mi dà un po' fastidio. E sta già copiando copia Mission Impossible, e quindi ha già copiato il nostro pezzo Mission Impossible, e possiamo utilizzarlo come suoneria. Ora, non chiedetemi come si impostano le suonerie dell'iPhone, perché non sono ancora, ce l'ho da pochi giorni, però immagino che se piglio un contatto, e prendiamo che so questo, non vi faccio vedere il numero, vado in suoneria, qui c'è Marimba, ma se voglio gli metto Mission Impossible. Senti com'è pompa.